forza del fuoco, escalation. Penso che ovviamente Israele abbia come sempre il diritto a difendersi, ma penso che diciamo, una guerra su larga scala in Libano non convenga a nessuno, quindi noi stiamo continuando a passare i nostri messaggi di moderazione, stiamo lavorando ovviamente come sempre con i nostri alleati anche in qualità di presidenti G7 e con loro dobbiamo valutare quali sono eventualmente le iniziative da portare avanti, ma ci sono delle interlocuzioni che si stanno muovendo chiaramente partendo dalla necessità di fare diciamo tutti qualche passo indietro. Mi preoccupa la situazione, qui alle Nazioni Unite ci siamo occupati molto anche della sicurezza dei nostri soldati, voi sapete che noi abbiamo 1000 soldati impegnati nella missione UNIFIL e chiaramente con le Nazioni Unite, perché siamo nell'ambito diciamo di un'iniziativa delle Nazioni Unite, stiamo chiedendo all'organizzazione di concentrarsi sulla sicurezza di questi soldati.